Ah, la sentite anche voi questa incredibile aria di cambiamento? Sì, perché oltre alle alluvioni e al pericolo che in America cambi completamente il mondo del soft air per tutta una serie di cose, legislation could ruin the airsoft industry in the USA. È arrivata l'estate. E con l'estate arrivano i cambiamenti per noi soft gunners. Sempre un sacco British. Sì, perché non nascondetevi, lo sappiamo tutti che d'estate vi tira il culo andare a giocare. Vi tira il culo andare a giocare perché c'è caldo, perché bisogna andare al mare, perché qui, perché là. È anche vero che però, allo stesso modo, d'estate c'è anche il grande problema del sì figa, ma io non c'ho un cazzo da fare. Ecco che il buon Redone vi andrà a consigliare con 10 incredibili punti come giocare a soft air d'estate senza spaccarvi le palle e soprattutto in maniera coscienziosa. Visto che giocando a soft air dai miei modestissimi 10 anni posso sicuramente consigliarvi nella maniera più appropriata. Vi ricordo inoltre che siamo al Monopoly Soft Air Shop, che trovate tutti i link nel primo commento in evidenza, e che prima di partire noi dobbiamo ascoltarci la sigla. Il primo consiglio che mi sento di darvi è ovviamente di bere tanta acqua. Sì, lo so che sembra una cazzata, ma è inutile che vi arrabbiate. È vero, perché ad estate è essenziale bere un giusto quantitativo d'acqua, sia quando andiamo a giocare, ma dovete proprio ammazzarvi lì davanti. Sì, perché quando andrete in campo a giocare è opportuno, sudando tanto e tendenzialmente divertendosi, quindi dimenticandosi poi di bere e fare tutte le altre cose, andrete a consumare, ripeto, tanti liquidi corporei. Vi serviranno quindi dei liquidi da andare a introdurre all'interno del vostro corpo, altrimenti rischiate di avere problemi come gli svenimenti, che sono sempre spiacevoli, perché poi rischiate di cadere a terra, si rovinano le cose e vi si rovina anche la testa se la battete su un sasso, quindi è meglio evitare, insomma. Un'altra cosa importante: mangiate qualcosa prima di andare in campo, non ritrovatevi a finire in campo senza aver mangiato niente, con un buco nello stomaco che poi dopo vi porta a performare male in campo e soprattutto a non stare bene. Magari evitate la peperonata della nonna, che è un pochino pesante la mattina per entrare in campo, e magari mangiatevi un frutto, qualcosa di zuccherato che vi tenga su per la giornata ma che non vi appesantisca. Il secondo punto è qualcosa che tendenzialmente si cerca di evitare ed è un errore, ovvero non avere paura di sudare. Sì, perché il sudore è tuo amico, non è tuo nemico. Ti serve infatti sudare per andare ad abbassare la temperatura del corpo, che normalmente, stando sotto la randa del sole, tende a cominciare a non poterne più, e sudando non solo ti si bagnano ovviamente i vestiti, ma si bagna anche la pelle. Questo ti permette di mantenere la temperatura un pochino più bassa. Quindi non aver paura di sudare, soprattutto non cambiarti di continuo la maglietta se stai sudando. Tiella, anzi, ti aiuterà ad abbassare la temperatura del tuo corpo e tenerti fresco. Terzo e quarto punto vanno di pari passo, li metto insieme perché sennò continuo a dividervi la roba come all'asilo e sembra la mamma che vi taglia la bistecchina e dice tieni tesoro, te l'ho tagliata. Non ce n'è bisogno, sono convinto che tutti voi riusciate a seguire lo stesso discorso. Infatti questi altri due punti sono: bagnati la testa e mettiti la crema solare. Mi rendo conto che sembro un pochino vostra madre dicendo queste cose, però insomma è importante, molti di voi sono giovani, certo, non rompete questa. Tenere la testa bagnata, che è la prima cosa che il sole trova quando vi arriva addosso, vi permette di tenere raffreddato il processore del vostro computer mentale e quindi performare meglio in gioco. Inoltre poi fa piacere perché siete belli freschini, non ci sono problemi, mamma mia come sto. La crema solare è un punto importante soprattutto per chi è albino come il sottoscritto, perché come potete vedere sono letteralmente bianco. Razza nobile. Perché tendenzialmente quando giochiamo soft air, come quando facciamo tanti altri sport, non ci accorgiamo magari di stare sotto la randa del sole per un sacco di tempo, perché nella foga del momento, quando stiamo sparando, stiamo ingaggiando il nemico, non è che diciamo lì c'è l'ombra, no, lì non c'è, allora aspetta che forse mi muovo solo sotto le fronde degli alberi per rimanere fresco. È uscito un po' gay, però nel senso non voleva essere. Non si può più dire un c***o. Un altro problema con cui ci si scontra spesso d'estate è la poca voglia di giocare. I prossimi punti sono apposta per voi, che vi lamentate che d'estate c'è troppo caldo, che non sapete cosa fare. L'estate è un'ottima opportunità, infatti, per usare il gas. Con usare il gas intendo usare tutte quelle repliche che funzionano a gas. Le mitragliette, le pistole, sfruttatele, perché l'estate è il momento migliore per poter andare a utilizzare queste repliche. E anche quello più divertente, a mio parere. Quindi cercate di realizzare delle giocate magari dove sparate solo con la pistola. Questo vi aiuta sia a stare leggeri come attrezzatura, sia a divertirvi un po' di più e magari mantenervi un pochino in movimento, che d'estate aiuta anche soprattutto per evitare l'appannamento degli occhiali. Ovviamente legato a questo c'è il sesto punto. Terzo, quarto, quinto, sesto, sì. Usa il gas giusto. Anoda macro.
così non lo devo neanche girare. Questo lo dico perché in tanti venite in negozio e dite: ma sì, mi serve un gas estivo, ma dai, dammi il nero della Nuprol. No, fermati, ti ammazzi così. Ovvero, ci sono dei gas apposta per determinate situazioni, come diciamo sempre. Ovvero, i gas si suddividono per colorazione, o almeno quelli che trattiamo noi, i principali, ovvero Nimrod e Nuprol. Poi ci sono i gas Super Power Evolution, poi c'è il Diablo, poi ci sono tutte le altre varianti, che sono fatti e pensati per andare a operare con determinati PSI a seconda della temperatura, perché usare un gas nero d'estate vi fa scoppiare la pistola in faccia. Quindi usate il gas giusto, altrimenti te lo credo che le pistole sparano male. Se ci usate il nero con 40 gradi all'ombra, è già tanto che abbiate ancora gli incisivi attaccati alla faccia. Visto che ne abbiamo parlato, perché non metterci dentro appunto questi denti? Sì, perché i denti sono una cosa essenziale, sapete, per la biologia, per l'anatomia dell'essere umano. Ci permettono di spaccare il cibo, digerirlo meglio e soprattutto di dividere quei minuscoli pezzi dei Lego che si attaccavano insieme. Se non mettevi l'incisivo non riuscivi a staccarli. Visto che i denti fanno tutto questo per noi, perché non proteggerli? Sembra che sia per fare lo spot della menta dente. No, quello che voglio arrivare a dire è che mettete le protezioni per la faccia. Anche se estate, anche se fa caldo, mettetevi le protezioni per la faccia. Io d'estate, chi mi ha visto in campo lo sa, uso il rebreather, quello che si usa per dipingere i muri. Quindi ho un pezzo di plastica attaccato alla faccia. Se ci riesco io, potete farcela anche voi a mettervi la maschera retata o qualunque altro tipo di protezione per i denti. Settimo punto, credo. Ho perso il conto, tanto ormai. Viaggiate leggeri, usate dei chest. D'estate potete, senza troppi problemi, andarvi a togliere di dosso tutta quell'attrezzatura super pesante, magari il caschetto mettendo un cappellino, sempre qualcosa che protegga la testa, insomma, e potete andare a utilizzare tranquillamente un chest rig, qualcosa di più leggero che eviti che, per l'appunto, che soffriate di caldo in maniera infernale, ok? Ci sono tante cose che si possono fare. Ho parlato prima di portare una replica più leggera, un GBB o quello che volete. Usate anche un bel chest che vi rende un pochino più leggeri e snelli. Se vi potesse interessare, so che lo fa, vi lascio in descrizione dei chest incredibili che abbiamo qui in negozio, alcuni Helicon e alcuni completamente spogli che potete andare a attrezzare, Geronimo in sostanza. Quindi trovate tutto linkato nel primo commento in evidenza, andateci a dare un'occhiata perché potrebbe rivoluzionare il modo in cui giocate d'estate. Ottavo punto, spero, pulite l'attrezzatura. D'estate si va a sporcare e sbriciolare un sacco di roba che finisce nel nostro tattico, nelle nostre repliche arresto. Polvere, foglie secche, di tutto e di più. Quindi andate a proteggere la vostra attrezzatura e mantenetela pulita, perché trovarci dentro delle foglie secche che diventano microsporco, che si vanno a inchiodare nel tattico, è un casino toglierlo. Anche perché, come sapete, io non so voi, ma il tattico non l'ho mai pulito da quando ce l'ho. Ho pulito magari l'esterno, ma non è che lo posso mettere in lavatrice, ok? Quindi devo pulirlo a mano. Visto che certa roba a mano non viene via, tuteliamo la nostra attrezzatura e teniamola pulita. Come teniamo pulita in ordine la nostra attrezzatura, perché non teniamo pulita in ordine anche il nostro corpo? Sembrano continui spot di prodotti per la cura del viso, tipo contro l'acne. No, sto parlando di anti-zanzare e anti-zecche. Chi di voi gioca in boschivo lo sa, e chi in generale vive su questo pianeta più o meno ormai l'ha capito, d'estate vengono fuori gli insetti. Gli insetti fanno schifo al posto, lo sappiamo tutti, sono letteralmente il peggiore essere vivente sulla faccia della Terra dopo... Quindi mi raccomando, utilizzate antizecche e antizanzare, perché state comunque a contatto con la natura, fuori nella bellezza del mondo, ma il mondo è un posto pericoloso e tenebroso. Animale notturno. Sapete perché il leone non caccia durante il giorno? Perché è una cazzata, caccia anche durante il giorno, però preferisce cacciare di notte perché è più fresco e perché ha tutta una serie di elementi che gli permettono di vedere meglio. Comunque è meglio giocare di notte. Quindi, visto che fa più fresco, perché vi obbligate, vi ostinate ad andare a giocare alle 3 del pomeriggio sotto la randa del sole con 45 gradi all'ombra che si sta da costa? Potete anche giocare in notturna, è anche molto più divertente. Se vi siete un po' stufati perché avete giocato tutto l'anno che il sole che alle 5 c'era buio, allora dovevate smettere il resto, giocate in notturna, avete un sacco di tempo, è più facile trovarsi la sera rispetto che in altri momenti e potete sfruttare al massimo un sacco di cose e imparare un sacco di cose nuove, perché se non avete mai giocato in notturna è sì più difficile ma anche molto più divertente, soprattutto se si vanno ad introdurre determinati elementi. Se siete interessati a un video in cui parlo in maniera più approfondita del gioco notturno, fatemi sapere perché a me interessa, è una cosa molto intrigante. Non mi ricordo se ne ho fatti 10 o 9, quindi nel dubbio vi do un ultimo punto, ovvero che sarò presente al Junior Software Camp di quest'anno. Sono presente nella seconda tappa, purtroppo i posti sono già terminati perché l'avevo già comunicato sui miei social, quindi insomma veniteci a seguire sui social per rimanere aggiornati.
aggiornati, farò un sacco di video, farò probabilmente una live mentre sono là, ci saranno contenuti molto interessanti con tanti degli youtuber che ci sono in Italia, rendetevi conto che è pazzesco! Mi sono fatto male alla gola. E nel caso sintonizzatevi perché, ripeto, pubblicherò tanto contenuto. In descrizione trovate anche il link del mio nuovo canale, ho aperto un secondo canale in cui tratto roba molto divertente, tipo ricarico tutte le mie pistole. Sono contenuti che a me interessano, se volete seguire il buon Redone in questo nuovo percorso, venitemi a seguire anche là perché, come vedete, i video escono da tutte le parti. Andate in campo, divertitevi e, come al solito, stay angry! Adesso arriviamo anche alla roba.